Per chi non lo sapesse, questo cellulare è un Nokia 3310, uscito nel 2000, l'equivalente del pandino a 4 marce. Non fa molte cose, ma quello che fa, lo fa bene ed è anche indistruttibile. Un mesetto fa circa mi trovavo all'aeroporto, all'imbarco, nella fattispecie per Catania, dovevo andare a un matrimonio, e ho visto una signora con questo cellulare, ancora funzionante, dopo più di 20 anni. E mi sono ricordato di una funzionalità, anzi, di un gioco che questo cellulare ha. Sto parlando di Snake. La storia di Snake è una storia impressionante. Quindi, andate a guardare questo video per scoprirne di più. Sigla. Benvenuti pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi vi parlo della storia di Snake. Ma prima di cominciare, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così da non perdervi gli altri video che porto su questo canale. E inoltre, se volete, seguitemi su Instagram, qui troverete il mio tag, dove porto anticipazioni su video che pubblico in questo canale e anche foto del mio quadrupede. In questo momento io mi trovo a Montpellier per un viaggio di lavoro, come ne parlavo in questo video short che ho fatto. Non vedo l'ora di tornare dal mio Killua. Benissimo, non perdiamoci in chiacchiere e passiamo alla storia di Snake. Dobbiamo fare un salto indietro di esattamente 27 anni. Siamo in Finlandia, la stessa terra di quando ho fatto questo video di IRC. Se non l'avete visto, andatelo a vedere. La terra di Babbo Natale, del cazzo merda e delle persone che si fanno il bagno nel ghiaccio almeno non so quanti gradi. Per chi non lo sapesse, la buon vecchia Nokia è un'azienda europea, un'azienda finlandese tra l'altro. All'epoca era quello che adesso noi definiamo una startup. È un'azienda che stava crescendo e hanno assunto un certo Armando Tanelli. Questo qua. Non so se Tanelli è il nome, Armando è il cognome, non l'ho capito. Non lo so. Lui lavorava alla Nokia come ingegnere del software e aveva qualche esperienza nel sviluppare videogiochi. Infatti fu incaricato dall'azienda di sviluppare un gioco e quindi lui si mise a sviluppare questo gioco, Snake. Che non è un gioco di per sé nuovo, già esisteva nella versione arcade, con tante varianti, con nomi diversi, ma alla fine il succo è sempre lo stesso. Quello di pilotare questo serpente nel cercare di mangiare le cose che trovavi nel piano di gioco, ogni volta che il serpente mangiava cresceva sempre di più. L'unica difficoltà era quello di non toccare, diciamo, parte di se stesso, perché in quel caso si perde, cioè si muore. Per Tanelli o Armando, come il diavolo si chiama, non lo so di preciso come vi dicevo, lui era convinto di sviluppare una funzionalità per un cellulare che alla fine non era molto diversa dalle altre funzionalità che c'erano all'epoca, tipo la rubrica o la calcolatrice. Lui, vabbè, faccio sto giochino, me l'ha detto l'azienda. Lui non aveva idea che in realtà quel gioco avrebbe cambiato per sempre il mondo della telefonia cellulare e nella fattispecie ha dato forma a quelli che poi sono gli smartphone moderni. Che poi il primo Snake non era nel Nokia 3310, era un altro telefono. Tra l'altro nel Nokia 3310 c'era Snake 2. Comunque, riprendiamo. Quello che lui ha fatto in realtà si può considerare il primo gioco per dispositivi mobili. Non proprio il primissimo, ma uno dei primi a diventare super mega strabiliantemente famosi. Infatti, per via di questo gioco è stata creata un'industria, ovvero l'industria dei giochi mobile, che ogni giorno vale la bellezza di circa 100 miliardi di dollari. Sono soldi! In ogni caso è sempre meno della metà di quello che ha Elon Musk. Però c'è da dire una cosa, Armando in realtà voleva creare Tetris. Il problema è che Tetris era un gioco comunque che aveva dei diritti. Se loro volevano metterlo in un commercio insieme al cellulare, doveva pagare i diritti all'azienda che teneva i diritti di Tetris. Tra l'altro, non so se voi lo sapete, l'azienda russa era nata durante la vecchia Unione Sovietica. Quindi ho detto, vabbè, facciamo questo gioco basato, come vi dicevo, su altri giochi che esistevano in passato, chiamato Worm, Nibbler, vari Blockade, ce n'erano diversi tipi, ma alla fine, come vi dicevo fa, era sempre la stessa modella di gioco, più o meno. Il gioco era diventato talmente così famoso che quando la Nokia rilasciava un nuovo telefono, la gente, quando andava a comprarlo, diceva, ma qua c'è Snake! Perché volevano Snake, tutti volevano giocare a sto gioco. Ne erano innamoratissimi.
Nonostante non sia veramente il primissimo gioco per mobile, è di certo il gioco per mobile più giocato di sempre, perché è stato messo in circa 350 milioni di dispositivi cellulari. Ovviamente per il programmatore, per il nostro buon Armando, per lui, come vi dicevo, non aveva concezione di quello che stava creando. Per lui era una giornata in ufficio in cui si sedeva, papà, e iniziava a programmare. E cosa stava programmando? Alla fine, un rettangolino che cresceva man mano che mangiava diversi pixel. Alla fine, all'inizio era questo. Poi con Snake 2 si è data via un po' più di grafichetta, comunque con i mezzi e il display che c'erano all'epoca. Stiamo parlando sempre di 27 anni fa. Dunque, qual è il record oggigiorno di Snake? Non c'è un record ufficiale, però ho visto un video su YouTube, non so se lo riesco a ritrovare, in cui questo ragazzo ha realizzato 2338 punti, che è, secondo lui è il record del mondo. Però a Snake 2, perché comunque quando cambiamo le versioni cambiamo anche il sistema di punteggio, anche perché in Snake 2 comparivano anche delle cose da mangiare bonus, che erano a tempo, se il tempo scadeva il bonus scompariva e quindi andava mangiato rapidamente. Quindi ecco perché il sistema dei punti era comunque importante. Ad ogni modo, io adesso ci giocherò perché non ho trovato un'implementazione in HTML5 e adesso andiamo a vedere che punteggio faccio. Attenzione pinguini, questo gioco causa bestemmie, soprattutto perché ho il sole davanti. Iniziamo. Allora, non so perché devo scegliere la difficoltà, mettiamo, che cazzo ne so, medium. Oh, stiamo giocando. E quando sono bravo a giocare, ancora mi ricordo in questi giochi da boomer. Bravo il cazzo però, se manco. Visto, sono comparsi bonus a tempo. Questo serpente è velocissimo, forse era questa la difficoltà che dovevo impostare. Porco d***a! Riproviamo. Medium. Eccolo. Eccolo, poi sono dei tipo dei mostri animali, non si capisce che cazzo sono. Alcuni dei bonus sono tipo questa era, cazzo ne so, una lumaca. Altri si c'è uno che assomiglia a un ragno. Anzi, non riesco a parlare perché sennò mi deconcentro. Se mi deconcentro perdo, perché addio già stavo. Ah, porca madonna. Mi ricordo che col cellulare era leggermente più semplice, visto che avevo tutti i tasti là, con questi qua WASD non mi trovo benissimo. Dai, ci provo per l'ultima volta. Voglio arrivare a 300 punti. Quanti punti avevo fatto prima? Non lo so. Vabbè, sono un incapace. Torniamo in Francia. E prima di chiudere, vi invito come sempre a seguire il canale, di cliccare la campanellina. E quindi ci vediamo col prossimo video. Ciao!